I wearable sono la moda del 2015 e oggi ve ne presentiamo uno su telefonino.net. Il Fitbit Charge HR si chiama in questo modo perché HR è una sigla che significa heart rate, ovvero battito cardiaco. C'è questo sensore posteriore che con questi due LED e questo sensore centrale è in grado di stimare il nostro battito cardiaco semplicemente appoggiando l'apparecchio sul nostro braccio. È un dispositivo che fornisce chiaramente una misura di massima del battito cardiaco, ma è un ottimo modo per tenere d'occhio il nostro cuore e valutare come si comporta nel corso della giornata. La confezione contiene anche questo piccolo dongle USB che viene utilizzato per sincronizzare il dispositivo con un personal computer o un Mac. È disponibile il software per entrambe le piattaforme. C'è questo cavo che serve a ricaricare l'apparecchio, si collega a questo piccolo connettore sulla parte posteriore e può essere ricaricato o tramite un porta USB del computer o tramite un caricabatterie di quelli standard che si utilizzano con i smartphone. Non bisogna dire molto altro sulla confezione, non contiene molto altro, si rimanda sempre al sito internet per tutte le informazioni relative al setup e all'utilizzo dell'apparecchio. L'unica accortezza, sulla parte laterale della confezione vedete c'è una piccola scala che serve a misurare il proprio polso e quindi stabilire quale sia la taglia del dispositivo da acquistare. Ci sono due disponibili, la small e la large, ci sono anche le istruzioni sul sito di Fitbit, quindi se anche lo si acquista a distanza è possibile stabilire a priori qual è la taglia giusta per il proprio polso. Mettiamo da parte la confezione, analizziamo un po' nel dettaglio il dispositivo. Dispositivo realizzato completamente in gomma, anallergica, non crea problemi arrossamenti alla pelle anche dopo lunghi utilizzi. Bisogna ovviamente avere l'accortezza di tenerlo sempre pulito e asciutto, altrimenti potrebbe creare difficoltà anche col sudore, quindi bisogna avere nel corso della giornata, nel corso delle settimane, l'accortezza di pulirlo ogni tanto. Il dispositivo purtroppo, nonostante abbia la vocazione fitness che si deduce da questo aspetto piuttosto sportivo, non è impermeabile, quindi non c'è alcuna certificazione per l'impermeabilità. È water resistant, questo significa che è resistente a qualche schizzo, a un po' di pioggia, insomma il normale utilizzo della vita di tutti i giorni quando ci si lava le mani non creerà particolarmente problemi, ma Fitbit diffida da utilizzarlo per fare la doccia o da utilizzare per monitorare le proprie attività in piscina perché si andrebbe incontro alla sua distruzione. Questo dispositivo è completamente comunque sigillato, è disponibile in 4 colorazioni, oltre a questa nera c'è anche blu, arancio e viola. Bisogna scegliere che colore avere il dispositivo a casa propria perché non è possibile sostituire il cinturino in alcun modo, l'apparecchio è completamente bloccato. Per il resto è abbastanza semplice nella sua costruzione, c'è soltanto questo tasto sul lato sinistro che serve ad accendere il piccolo display OLED a matrice di punti sulla parte anteriore, display che può essere anche richiamato con un doppio tocco sul dispositivo. In questo modo si può richiamare una delle funzioni integrate. Noi abbiamo scelto di mostrare l'ora, ma si può richiamare una ciascuna delle funzioni integrate nell'apparecchio. Con un tocco si può entrare a vedere quali sono queste varie funzioni: c'è la misura dei passi, il battito cardiaco, la distanza percorsa stimata in base alla propria altezza e al numero di passi compiuto, il numero di calorie spese nel corso della giornata e il numero di scale salite. Questa misura viene effettuata tramite un altimetro che, abbinato all'accelerometro tre assi presente in unità, fornisce tutte le misurazioni necessarie alla valutazione della propria attività fisica. Un'altra funzione disponibile è quella della vibrazione, vibrazione che può essere utilizzata o per ricevere segnalazioni quando si raggiunge un obiettivo di quelli fissati per il corso della giornata, tipicamente 10.000 passi, o per ricevere una sveglia silenziosa, quindi alla mattina in luogo della classica suoneria si otterrà una vibrazione al polso che sveglierà soltanto noi e non le persone che ci dormono accanto. Oppure un'altra funzione molto utile che adesso andiamo a dimostrarvi tramite due smartphone che abbiamo da parte è la notifica di una chiamata in ingresso tramite vibrazione e il display che si illumina. Una funzione che è assolutamente sottovalutata ma che è davvero molto utile soprattutto quando ci si trova all'aperto in un ambiente molto popolato.
Tra un momento, come vedete, comincia a vibrare e si illumina il display. In questo modo è possibile ricevere in tempo reale al polso le chiamate e quindi non perdere più neppure una conversazione. Per il resto è davvero molto semplice da usare, basta indossarlo al proprio braccio senza particolari accortezze. L'unica accortezza da seguire è quello di tenerlo un po' più distante dall'attaccatura del polso sulla pelle dell'avambraccio per garantire perfetta aderenza fra i sensori e la propria epidermide. Diamo un'occhiata a come si comporta l'applicazione. Noi vi mostriamo quella per iOS, ma la stessa applicazione è disponibile tranquillamente anche per Android e Windows Phone. È un'applicazione piuttosto completa e piuttosto semplice da usare. Mostra essenzialmente tutte le informazioni che abbiamo visto già nel dispositivo. Si sincronizza con lo stesso dispositivo tramite Bluetooth 4.0, quindi basso consumo energetico e l'autonomia dell'apparecchio arriva tranquillamente a coprire 3 giorni abbondanti. In più si può utilizzare la stessa applicazione per aggiungere il tipo di cibi che si assumono nel corso della giornata, database completamente realizzato in italiano, quindi cibi italiani che diventano facili da pescare anche tramite il nome commerciale e aggiungere al proprio pasto quotidiano. E in base al proprio peso e eventuali obiettivi di perdita di peso che si è indicato nell'applicazione, si può stabilire rispetto al target di calorie previste per la giornata quante se ne è assunte. In questo caso abbiamo superato di 300 calorie l'obiettivo fissato per la giornata. Si può monitorare anche la quantità di acqua bevuta nel corso della giornata. Ci sono poi tutte le informazioni relative a battito cardiaco e così via, e in più si può anche monitorare l'attività del sonno nel corso della nottata. Quindi se si indossa il dispositivo durante il sonno si può stabilire dopo quanti minuti ci si è addormentati e come è andata la nottata, se ci sono stati sonni tranquilli o sonni agitati. L'applicazione è piuttosto completa, si può anche aggiungere una serie di amici per competere e motivarsi a vicenda e con loro o con se stessi lanciarsi delle sfide per spingersi a superare i limiti quotidiani. L'applicazione è piuttosto semplice, si completa con il sito Fitbit sul quale è possibile ulteriormente approfondire la faccenda e integrare queste informazioni con altri dati provenienti da altre sorgenti oppure esportarle verso altri software. Nel complesso il dispositivo è piuttosto semplice da usare, molto gradevole anche perché è molto leggero, quindi non dà assolutamente fastidio al polso. L'unico difetto è appunto questa mancanza di impermeabilità che impedisce di utilizzarlo in maniera disinvolta, quindi non lo si può tenere durante la doccia, bisogna fare attenzione a non bagnarlo, altrimenti si potrebbe essere costretti a ricorrere all'assistenza. Il prezzo di questo dispositivo è di circa 129 euro sul mercato, il prezzo di listino è di 149, un prezzo tutto sommato accettabile in virtù del fatto che la gamma di sensori integrata è completa, c'è un display, c'è un collegamento Bluetooth con il proprio smartphone che permette anche di ricevere notifiche di chiamata. Dobbiamo dire che si comporta piuttosto bene, l'autonomia è assolutamente adeguata, si può tranquillamente utilizzare per un weekend senza doversi preoccupare di ricaricarlo. Rispetto ad altri prodotti della classe wearable è un po' più economico e di conseguenza, pur non raggiungendo il classico prezzo dell'acquisto di impulso, è assolutamente un prodotto tra i più economici e tra i più interessanti di questa fascia. Per oggi è tutto, ci rivediamo presto su telefonino.net.